inizia con una vittoria su Ferentino, la pre-season della nuova Givova Napoli allenata da coach Marco Calvani. Tra le mura amiche del Palabarbuto, gli azzurri piegano i laziali con il punteggio di 80-61. Ottima la prestazione dei padroni di casa, che cedono solo il primo quarto per poi allungare e imporsi in maniera netta su quello che sarà il primo avversario in campionato il prossimo 5 ottobre. Buone indicazioni per Calvani, anche se, come sottolineato dallo stesso coach, quello che contava di più oggi era l'atteggiamento in campo. Questi sono dei test che rientrano nel contesto della preparazione, che ci danno delle idee, dei punti di riferimento sullo stato in cui siamo, quindi oltre all'aspetto di condizionamento fisico, anche tecnicamente capire sia in attacco che in difesa quello che dobbiamo più che altro sistemare, quello che va bene cercheremo di confermarlo, quello che è da sistemare, che sono tantissime cose, ci dà la possibilità appunto di testarci e prepararci per le prossime settimane sul lavoro che dovremo fare. Penso che la cosa più interessante sia l'atteggiamento. Se l'atteggiamento della squadra è buona, il fatto che uno tiri e non prenda il ferro per me non è un problema, o che sbagli un tiro da sotto non è un problema. L'atteggiamento è giusto e quindi è un buon punto di partenza per immaginare una stagione difficile e dura come sarà questa. Assenti tra Ine e Metreveli, tra gli azzurri buone le prove di Spinelli in cabina di regia, di Ganito e soprattutto dei due americani. Jarius Jackson, top scorer di Napoli con i suoi 21 punti e decisivo soprattutto in avvio di riprese, e Damon Brooks, grande protagonista per i primi due quarti, fino all'infortunio al volto che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo. Purtroppo sono cose che capitano, però credo che poi la risorsa di una squadra sia quella che la squadra appunto va avanti, quindi a prescindere di quello che possano essere difficoltà, noi dobbiamo andare avanti. Quindi è ovvio che io mi auguro che per Brooks non sia niente, che sia solamente una fuoriuscita di sangue dal naso, credo che sia qualcosa di più. Vedremo adesso con pazienza, a 24 ore di distanza, quello che è l'entità dell'infortunio. La squadra anche lì ha dimostrato un buon atteggiamento, perché a un minuto dall'inizio del terzo quarto ha giocato 19 minuti senza Brooks, in maniera confacente, come deve essere per una squadra che, se ha delle mancanze, deve trovare risorse dagli altri.